a tutti, ben ritornati in compagnia di Titi Lili e Alessandro, e mio Alessandrino. Oggi abbiamo deciso, prima di sapere che cosa abbiamo deciso, per favore. Che tanto basta leggere il titolo del video per scoprire di che stiamo a parlare. Ma io non ho ancora detto niente. Le 5 verdure che ci hanno spaventato di più. Certi traumi che zucchine. Andai. I cetrioli, Avevo più paura. Comunque, prima di iniziare con questo nostro video, per favore iscrivetevi al canale se non siete iscritti, commentate se non l'avete ancora fatto e lasciate tanto mi piace se non avete ancora lasciato. Non dimenticate, per favore, mi raccomando. Mettete il like se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, mettete il dislike. Fateci capire qualcosa. Me ne frega niente, posso pure vedere 50 pollici in giù, almeno capiamo qualcosa. Perché se non mettete niente, noi non riusciamo a capire se vi piace, non vi piace, vi interessa, vi fa schifo. Giusto qua, aiutateci a capire. Sì, è vero. Un po' parlare tra di noi. Quindi oggi stiamo parlando di carote, zucchine e cipolla. Cipolla e cetrioli. Non è vero. Poi abbiamo deciso di parlare dell'esperienza più brutta che abbiamo avuto con gli insetti barra animali. Con gli animali, dai. Con gli animali. Con il mondo animale. Io, essendo brasiliana, essendo nata e cresciuta in campagna. Vabbè, cioè... lei sì, io ho quasi faticato a trovarne 5 perché io ho sempre tenuto la natura fuori dalla porta di casa, fuori dal cancello, possibilmente del portone del palazzo di casa. Quindi proprio un po' per cemento, asfalto e cemento io. Quindi, però io qualcosa c'è. Lei ha dovuto scegliere perché quale ci metto? Il pitone o l'anaconda? Il coccodrillo o il T-Rex? Ma dai, non è bello. Senti, c'hai cioè i piragna, i pitoni, l'anaconde, i coccodrilli. E se poi continuo quanta roba ci avete voi? E tu sei migliore perché non li hai. Ma non ci voglio manca meglio. Guarda, voi state così così che Australia. Poi un giorno parlavamo pure d'Australia. È vero, l'altro giorno parlavamo con un amico in Australia. Abbiamo deciso dopo, prima o poi facciamo video anche lì. Allora, comunque, partiamo dalla... numero 5. Che cosa hai messo in quinta posizione? Tanto parte sempre lei. Allora, ormai abbiamo capito, inizia lei e giustamente finisce lei. Il canale è mio, ho deciso qua. Allora, chi che vedrà questo video, principalmente i miei brasilieri, i miei amici brasilieri che vivi vicino al mare o in paesino di mare, paesino, vabbè, in zone di mare. Una cosa che ho avuto una brutta esperienza quando ero adolescente. Finale settimana facevamo la cobricola di tanti amici, andavamo a suonare la chitarra, bere le Coca-Cola arrangiata, perché chi beveva alcol non c'era. Bravo, fammi pubblicità, Coca-Cola non c'era, ma noi eravamo ragazzino normale. Dopo, di solito andavamo a una casa di uno di questi nostri amici, che era quello ricco, che c'era la casa che intorno c'era la terrazza grande, tutti quanti dormivamo a terra, nelle specie di telli lunghi oppure nelle amaca. Vabbè, giusto come d'estate. Sì, d'estate si trovavamo, non è che andavamo a dormire a letto, no, ci dormivamo lì tutto fuori, tutti insieme. In una di queste notti dormivo beata, tranquilla, mamma mia felice, contenta, tutto un tratto sentii una cosa che mi camminava sulle mie schiena. E lì per lì io ho creduto per un attimo che era un gattino, perché i gatti, non so se avete mai avuto un'esperienza, i gatti hanno la mania di voler fare il massaggino. Siccome lì c'erano i gatti, vedo che questa cosa mi cammina dentro del mio vestitino. Mi tocca. Io cercavo di togliere, quando più cercavo di togliere, ma lui... Non mi toccare! Si spostava. Io ero disperata perché non eravamo solo ragazze, eravamo tante ragazze, non è che potevo mi spogliare. E così chiede aiuto, aiutatemi, c'è un animale dentro della mia maletta. La mia amica, meno male, mi mette davanti a me, mi alza la mia malettina e esce della mia spalla
ve lo assicuro, non sto esagerando, può darsi che è pure piccola una cosa così. Gli scarafaggi di mare, o tipo caffè latte. Lui praticamente, a parte essere questi colori vari, da nero a cioccolato, a cioccolato, caffè latte. Sì, no, ma cioè, un bagarozzo così. Sì, grandi, c'è una corazza molto molto dura. Poi c'è tutte quelle sue zampine. Metteremo le foto come al solito, quindi vedrete. Sì, è veramente spaventoso, e quello mi ha fatto tanta. Ma qual è la caratteristica più brutta, oltretutto? Di questo animale? Ah! È vero. Allora, la cosa più inquietante di questo animale è che vola. Capito? Cioè, non è che tu esci del vestito, del posto che stai, tu dici adesso cammino. No, lui vola proprio, ma vola come se fosse un uccello, una cosa. Poi fai anche senso perché c'è quelle ali di un po' inquietante. Io tirò un paio di foto per vedere questo orrore vivente. Sì, è pazzesco, è spaventoso più che altro. Vabbè, la mia quinta più o meno stavo lì circa, o meglio, volevo, che ci ho ripensato, sostituisco la mia quinta posizione. Avevo pensato, ve lo dico al volo, sempre scarafaggi, però quelli nostrani, l'ho detta così, però sì. Non ci ho dormito per la notte, quindi... Lascia stare, brutta esperienza, lei con me, io stavo solo a te. Allora, la cosa che è successo? No, però quello è stato niente, a confronto dell'altra che mo' racconto. Mi hanno portato al mare. E dovevamo essere 5, un mio amico, io, e la sua ragazza, e due amici della ragazza, un ragazzo e una ragazza. Al che poi sta amico non viene, ma io non lo sapevo. Mi sono ritrovato da solo a dove accompagnare, cioè che poi la macchina era la mia, ad andare con 3 sconosciuti fondamentalmente, che io non ho mai visti, quindi non so perché ho accettato. Il mio istinto mi diceva non ci andare, lasciami, pisciali, come si dice, pisciali, no, e invece ci sono andato. Mi sono fatto prendere, oltretutto pure litigato con amico mio perché mi ha detto, mi ha accusato, senza te me ci sei andato lo stesso, infatti io manco lo sapevo, ho scoperto quando ho incontrato, però vabbè. Questi mi portano, per farla breve, al mare, una giornata brutta, già mezza nuvolosa, più appiccicava, quindi neanche lì è pure lontano, perché mi hanno portato a Gaeta. È molto lontano. Da qua sì. Quindi già lontano, vabbè, giornata bruttissima, e perché pioveva, nuvoloso, eccetera, e questi hanno la felice idea di volerci dormire sulla spiaggia. Spiaggia, parliamone. Stanza di spiaggia, una sorta di scogliera che per scendere ci siamo pure mezzi ammazzati, perché era gratuita, era gratis sta roba, perché molte alternativi, non lasciamo stare, non voglio entrare in niente, perché sta roba finì in male, qui mi scriveranno di tutto se dico ciò che penso di quei tre. Fatto sta che di questi, cos'è che hanno portato? Era una bottiglia di Pepsi buttata dentro al mare, un sasso che fa la tenere fresca, diceva lui. Ma dai! E una bottiglia di pampero. E 3 panini. Vuol dire, era fatto in 4? Sì, 4 panini. Ognuno ci aveva portato un panino, ma io non sapevo che dovevamo rimanere a dormire. Io col cavolo che ci rimanevo. Io proprio già del bar non mi piace queste cose. Però vabbè. Stiamo un po' là, goccetta una cosa, goccetta l'altra, due chiacchiere, buonanotte, bella per tutti. Dopo io dormi, così è subito domani e se ne torna a casa. A un certo punto, durante la notte, non riesco a prendere bene il sonno, mi giro dalla parte, stavo sul lettino, mi sono messo a dormire sul lettino io. Mi sveglio e sento dei rumorini strani. Che cazzo? Fortuna c'è giusto la luna, perché poi a quei tempi i cellulari c'erano, ma stavamo a parlare di Nokia, quindi manca la lampadina, c'era, non c'era la torcia, proprio accendevi, facevi così col cellulare. Se ne vanno un paio di nuvole, la luna si vede meglio, tutta la spiaggia piena di insetti brutti che camminano. Lo schifo! Sicuramente era i granchi, piccoli, no, granchi. No, di quei cosi brutti che camminano tutte zampite, lo schifo. Stavo lì con la bottiglia di pampero abbracciato. Guardavo il cellulare, mancano solo 5 ore.
mio Dio! Mancano solo 4:30. Dormivo tutta la bottiglia da solo, mi sono ubriacato. Quando mi sono svegliato, perché poi una certa sono svenuto, era arrivata l'alta marea, quindi ero rimasto con il lettino in mezzo all'oceano, praticamente stavo in mezzo all'acqua. Con loro scappati nel bordino, mezzi cespugli. Brutto, non me lo dimenticherò. Mamma mia! Dai, passiamo alla numero 4. Che cosa hai messo alla quarta posizione? Allora, ho messo il cane. Bau. Mi piace da impazzire il cane. Però ho un terrore così tanto al cane. Allora, se sono piccoli, di taglia piccola, non mi fanno nessuna paura. Se avete visto il video precedente, dovreste saperlo. Invece i cani grossi mi fanno tanta paura, perché da bambina... Tutto ciò che va superiore a queste dimensioni, lei ci ha paura. È troppo grosso. Quando ero bambina, la mia migliore amica, c'era un cane meraviglioso. E tutte le volte che arrivava a casa sua, parlava con lui, gli facevo la carezzina, gli stavo lì con lei, giocava, poi me ne andava a casa, salutava, ok. Un bello giorno, pomeriggio, arriva a casa sua e non c'era nessuno. E così, comunque, devi passare il primo cancello, il secondo cancello per sapere se c'è qualcuno dentro casa o meno. Mm-hmm. Entrai, c'era lui, mi guarda, mi saluta, gli faccio la carissina, tutto quanto. E come di solito, stavo per andare via. Quando apro il primo cancello per andare via, lui mi ha preso tutto il mio polpaccio. È stato terrificante, mi ha dato un mosso. Ma così violento. E lì io sono riuscita ad aprire il secondo cancello per uscire, iniziai a gridare, sangue dappertutto. Mi sono terrificati, mi hanno portato a casa, infatti alla fine mamma voleva addirittura sopremesse il cane, ha detto no, poverino, lui non c'entra, non so che cosa le ha preso. Però essendo bambina non puoi immaginare il trauma che mi è rimasto e da quel giorno qualsiasi cane vedevo, ma oggi mi fa meno paura i piccini. Ah, ecco, ok. Però quando ero ragazzina bastava fare bau. No, io già mi nascondevo dappertutto. Guarda, è normale, è un trauma così. Ancora oggi, quando usciamo, prima d'estate, che sono tanto cane a randaggio, io non vado in giro da sola. Ma io non ho paura di altre cose, proprio del cane. Questo mi fa tanta paura. La mia quarta posizione, pure io c'ho il cane, che fantasia come messa, l'ho fatta uguale praticamente. Sì. No, beh, poi si differenzia parecchio. Beh, chi ha visto sempre l'altro video, avevo già mezzo raccontato il discorso, dove vivevo io, c'era davanti casa una sorta di giardinetto, che ad oggi ci sono proprio le giostre per i bambini, a quei tempi non c'era, era un quadrato di terra e basta. E tra questo quadrato di terra e uno stradone, un marciapiede grosso per la gente, c'era una pompa di benzina con catenella, perché c'aveva due strade, una per entrare e una per uscire, e basta. E per fare la guardia di sto coso c'era sto cane qua con la catena, senza museruola, senza niente, e basta. Che era il figlio di quella che quando ero piccolo, che mamma mi ci avvicinava, mi mozzico sulla pancia. Povero figlio. Passo lì, non mi ricordo perché, che cosa è successo, se sono passato vicino alla catena o se la catena del cane era un più lunga e quindi era uscito un pochino fuori, non me lo ricordo. Fatto sta che io sto passando di lì, a un certo punto ho detto ma non ci ho capito niente, mi giro, mi trovo sto coso attaccato al polpaccio che non si staccava, mi sono incazzato in testa qua. Oh, mamma mia. Male che me faceva, ha bucato il jeans e il polpaccio, tutto sangue, pure io con rigore dal pronto soccorso, perché ha fatto veramente male. Pure in quel caso non ho denunciato niente, detto che era un cane a randaggio, credo che mi abbiano fatto l'antitetanica, non so che cosa mi dicevo. Sì, anch'io, ho fatto antitetanica. Quel giorno manco lo ricordo, perché alla fine ci ho avuto 11 anni, 10 anni. 10-11, insomma, perché lì... Io invece credo che avevo 6-7 anni, sì, ma perché noi lì ci giocavamo, erano molti bambini, e su sto stradone de marciapiede enorme ci giocavamo a pallone, e quindi stavamo lì. Ma non mi ricordo se ero andato a riprendere il pallone o qualche cosa, è successo questo.
Quindi vabbè, cane. Passiamo alla numero 3. Che cosa hai messo in terza posizione? Allora, in terza posizione ho messo sul podio. Cosa c'è sul podio? C'è una cosa terrificante. Vi posso assicurare che se li vedete state lontano, perché è terribile. Allora, dirò in portoghese, perché dirà dopo subito Ale, perché non sto pronunciando. Forse, se siamo arrivati per deduzione, poi sì. Se abbiamo sbagliato scriveteci. Comunque, in portoghese si chiama La Gatta di Fogo. Un bruco del famoso scritto. Il bruco di Euprottide, cioè vedete l'immagine, sì. È un fregno buco, così. Va bene, le pelli, così, perché comunque essendo un bruco era l'arma di una farfalla. Sì, è praticamente un bruco che è pieno di capelli, sì. Infuocato. Sì, c'ha tutti. È piena, lei è tutta. E li muore. L'unica cosa che c'è, l'unica parte che c'è una striscina che non c'è niente dove c'è la pancia. Tutto il resto è pieno di queste cose. E se lei. Sciapule. Lei di solito è tutta rossa. Però se si senti minacciata diventa veramente rossa. Rossa. Vuol dire che tutte le cose da sua si accende. Sì, ci dovrebbe averci, se non mi ricordo male, una sorta di veleno fondamentalmente, sì, urticante, sì. Veleno urticante che però dipende quanto ne ricevi, va dal semplice irritazione a cose più gravi. Io ho avuto questa esperienza bruttissima, stavo per andare a una festa, avevo un vestitino meraviglioso, siccome nell'epoca le famiglie usavano delle palline che si mette nelle guardaroba per evitare che vada a mangiare gli anni. La naftalina. La naftalina. Ho sempre odiato, sì. Ma così potentemente quell'odore. E così quando andavamo a questa festa, io la mattina prendevo il mio bellissimo vestitino, li mettevo nella tacca, poi li mettevo fuori a prendere il sole, così usciva quella puzza. E uno di quei giorni. Pomeriggio tutti quanti pronti per andare alla festa, vado a prendermi un bello vestitino, l'unica cosa che mancava, li prendo con tutto amore e mi metto addosso. Appena mi messo addosso sento ma dei bruciori, ma così mostruoso sulla meschina, e non capendo che cos'era mi struscio al muro e vedevo che la situazione peggiorava tantissimo. E chiedo aiuto a mia sorella, a mia mamma, che sono venuto e cercavo e continuavo a sbattere. Più sbatteva, più questi bruco ti butta fuori le sue. Veleno, la tossina? No, i capelli suoi. Le tossine. Li butta fuori. E ogni pelo di quello che esci, vai in un'altra parte del corpo e ti buca. E vi posso assicurare che dopo una certa io continuavo a piangere del dolore, era stracciante, era una cosa mostruosa. E finalmente mamma le viene in mente di mi togli questo benedetto vestito e vedi che tutta la mia spalla, il collo, dappertutto ormai era arrivato, era tutto come se fosse un sangue, perché diventa immediatamente come se ti bruciasse tutto. Hai preso un bruciore veramente nel fuoco, quando ti bruci diventi ustionata quella cosa brutta, però al nostro, con questo animale contrario, diventa tutto rosso, però subito le piaghe. Oh mio Dio! La reazione allergica poi c'è pure. Sì, è terrificante, non so per quanto tempo sono stata male, ma mi ha durato tanto. E questa è un'esperienza, mamma mia, ancora oggi quando penso, guarda, mi viene ancora oggi la pelle d'occhio, perché è stato veramente terrificante. Ma brutto. Vabbè, abbiamo chiuso il video qua, perché adesso che te posso dire? Dopo il bruco di fuoco del Venezuela, del Brasile, del Sud America. Ci sono in tanta parte del mondo, sicuramente anche qua in Italia sono certa. Mi sembra che in Toscana ce l'hanno. Però roba, cioè, i toscani saranno così. Sì, quella dopo cerchiamo una foto di quelle specifiche e mettiamo qua. Erboa qua. Sì, vi posso assicurare che sono terrificanti. Vabbè, io nella mia terza posizione invece ho messo una cosa molto più italiana, più tranquilla. Sempre al mare.
però ero più piccolo, avevo 14 anni, cioè, 13, tra i 13 e i 15, va, diciamo. E insieme ad un amico ci invita un altro amico che aveva casa al mare, dice dai venite, venite da me, stiamo una giornata insieme, cioè lui c'aveva casa, dice mangiamo insieme, stiamo tutto il giorno al mare insieme. Vabbè, partiamo la mattina presto, quindi mezzo pubblico, pullman, si fa molta strada e arriviamo da st'amico, si divertiva una cosa e un'altra, poco prima di pranzo facciamoci l'ultimo bagno. Allora, sull'ultimo bagno famo per, corriamo per buttarsi dentro l'acqua, a un certo punto io mi pizzica qualcosa o metto io il piede su, pensavo io che ne so, una conchiglia, qualcosa, già io di piede sono molto delicato di mio, non riesco a camminare sulle rocce, mi danno fastidio i sassolini, qualunque cosa, quindi... anche a terra non cammino di no, anche a casa no. E quindi ho pensato magari, e invece comincio a farmi male. Esco dall'acqua, metto a sede e c'avevo un coso attaccato. Ho beccato una dracina. Mamma una cosa mia. Semplice a confronto della roba sua, però. Sì, però comunque fa tanto male. Eh sì, per chi non conosce, è un pescetto così, più o meno, forse un po' più grande, che allarmato dal pericolo tira su una pinna con un aculeo e io ho preso quello. Ho chiamato subito la madre. E chi ti diceva mettilo nell'acqua fredda? No, mettilo nell'acqua calda, con la sabbia, metteci l'ammoniaca, ci hanno messo tutto sul piede, non so, io so solo che mi faceva male. Ma male, dai, passiamo alla... Numero 2. Che hai messo in seconda? Questa è tranquilla. Tranquilla, che caimano, che è? Allora, questa ringrazio sempre a miei fratelli e a mia mamma e... Oddio, prima ancora di ringraziare mio fratello e la mia mamma, ringrazio i serpenti. Perché, che senso? Perché in questo mio secondo posto ho messo i serpenti. Io ho avuto tante esperienze con i serpenti, ma tante. Addirittura da noi andavamo a pesca, io, mamma e mio fratello, e nel fiume dove andavamo a pescare c'era tanto serpenti di fiumi. Dicono che non mossica, però mi faceva tanta paura. Ma loro lo sanno? Non lo so, io so che avevo tanta paura, però questo, io adesso per dire la verità non mi ricordo preciso il nome di questi serpenti, casomai chiedo a mio fratello come si chiamava, e dopo li lasciamo iscritti nel video. Comunque sono andata a casa nostra, noi eravamo 7 in famiglia, non avevamo ognuno la sua stanza da letto, è ovvio. Anzi, avevamo una stanza da letto, vuol dire avevo quella di mia mamma, papà, e una solo per noi donne. Però non so che cosa è successo, che quella notte mi hanno messo a dormire in cucina. Che cucina? Allora, perché allora, e se ho 7 figli, deve distribuire un po' nei corridoi che erano molto stretti, un po' in camera da letto. Okay. Ma se arrivava qualcun altro, avanzava in cucina. Però dove dormiva in cucina? Dormiva sull'amaca. Io odiavo dormire sull'amaca perché ho sempre odiato dondolio, ho sempre avuto, non mi piaceva, però non mi ricordo per quale motivo, quasi sempre toccava a me a dormire in cucina. E una bella notte, di solito mamma si svegliava verso le 2:30-3 di mattina perché partivamo a lavorare, noi lavoravamo nella canna di zucca. E si svegliavamo la mattina molto molto presto, anzi mattina ancora notte, era così notte che tanta volta dopo ore che camminavamo per arrivare al lavoro era ancora notte, vuol dire che eravamo non so quanto che ore si svegliavamo di preciso, prima non c'avevamo l'orologio, la radio zero, e mamma arrivava in cucina, mamma dice così a me, Eli svegliati ma non muoviti, ecco. Sono già partiti male. Stai immobili. E così chiamano due fratelli più grandi, Francesco di Assisi, mio fratello, vabbè, ho detto solo questo.
è perché mamma e due fratelli più grandi che mi dicono e stai immobili. Io, ok, uno fratello con i due braccia così aperto, mettono verso la metà del mio corpo, l'altro verso l'altra metà, e non so se era mia mamma o mio papà o mio altro fratello che stava pronto a prendermi appena loro mi sollevava dell'amaca. Perché devi fare questo? Perché c'era un serpente di quelli, ma grandissimo, non mi ricordo adesso la marca, ma dopo vi faccio la marca, la, no, razza. La razza, un serpidone. Era di quell'animale che quando in Brasile, questo è vero, se qualcuno brasiliano vede questi video sa che è vero, mi scrivete qua. Quando lui e quando la mamma, per esempio la mia mamma partorisce, io piango e c'è un serpente di questo, lui gli mette la coda nella mia bocca e così io credo che è la teta della mamma. Sì, è un serpente molto strano, sì. È un serpente che praticamente accudisce il bambino, però allo stesso tempo è uno omicida, perché lui mangia qualsiasi cosa trova davanti. E se ti mossica, tu non sopravvivi. No, ma bella roba che c'hai a casa. E questi serpenti, praticamente, è entrata nella mia amaca. Guardate, era pazzesco quello che mi è successo. Perché praticamente mamma, che cosa faceva? Lei prendeva due pezzi di legno, così, e si mette, e l'amaca è lunga, non quella aberta, quella proprio lunga, normale, sì. E il genitore si mette, prende dei pezzi di legno, e li mette nella fine, li fai un giro, e l'amaca rimane aperta, così non corre il rischio di noi giovani ammassarsi, okay. Per mancanza di, non lo so, tanti bambini sono morti così. E praticamente questi serpenti si è fatto tutto il suo, si è arrotolato intorno a sé, ha messo la sua testolina dentro del coso e la coda verso di me. Vuol dire, se lei avesse voluto, lei bastava venire da me un attimino, o un mosichetto, o una, perché lei c'è una coda con un pungiglione. Che cazzo si spende? Che è molto 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 velenoso. Bastava che lei, se lei avesse voluto, mi aveva ammassato così. Io avrei morta tranquilla nel sonno, perché è molto molto velenoso il suo veleno. E quando mio fratello sono riuscito a prendermi, lei comunque è riuscita a scappare. È scappato attraverso il filo dell'amaca, a casa, se non casa di Tegola. È stata tutta una giornata mio fratello per riuscire a ammassare questi serpenti. E loro aveva paura che la notte lei ritornasse a dormire con me o con un altro mio fratello e potesse più che altro ammassare uno di noi. E per questo purtroppo sono riuscita a ammassarlo verso il mezzogiorno con una stringata, una cosa di quelle che fucile a piumini, sì, quello lì, aria compressa, sì, quello che faceva tra e riempiva di vabbè, non mi aria ricordo. Compressa, ok, comunque sì. Sono quattro fratelli per riuscire verso mezzogiorno a trovare e ammazzare questi serpenti. Vuol dire, è stata un'esperienza molto 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 brutta, però sono tanto felice che il serpente era mio amico e non ha voluto ammazzarmi. E questa è stata la mia, mamma mia. E te, Ale? Vabbè, arrivederci, bello, è stato il video. Ci vediamo prossima settimana. No, dopo il serpente mutante che ha coda, sì. Babysitter, omicida, cannibale, che te devo dire? Sì, lo immagino qualsiasi cosa. Ma che te posso dire? Godzilla ho incontrato. Dai, cosa ti è successo? Non ricordo neanche più. Ah, sì! Allora, alla mia seconda posizione ho messo un gatto. Tu dirai. Un gatto? Che cazzo di problemi ci hai avuto con un gatto? Allora, io sono allergico. Sì, ho avuto del due purtroppo. Sì, vabbè, più di più. Basta poco. Però quella volta ero piccolo, cioè avrò avuto 7 anni, 6-7. Ero piccolo, stavamo fuori in campagna, la campagna questa. E non mi ricordo, cioè, ho giocato con questo gatto
che adesso non ricordo se fosse dei vicini, cioè venisse dalla casa dei vicini o da fuori dalla strada ed è entrato nel cancello del giardino dove stavamo a vivere noi. Fatto sta che io gioco con sto gatto e poi torno a casa. Fatto sta che da lì alla sera mi sale la febbre, mi comincio a sentir male. Stavo una settimana a letto con delle piaghe così sotto le ascelle qua. Dovevo dormire così tipo crocifisso con creme che poi quando si rompevano buttavano acqua. Credo che ci avesse la rogna quel gatto. Mamma mia, brutta storia. È brutto perché poi per un bambino che tu dica fa, facevano male, bruciavano. E te volevi grattare ma non potevi. E una settimana poi d'estate, agosto, proprio un po' state dentro al letto, con la febbre, agosto, con i prurdimenti che vorresti grattarti tutto. Solo mia madre sa quello che ha passato qua la settimana, credo. Poverino. Comunque, sì, gatto con la rogna, quella è stata la mia seconda, nella mia classifica, l'esperienza più brutta, nella seconda posizione. E quindi adesso? Il numero uno! Numero uno. Carissimo. Allora, T-Rex. Ha incontrato un Gamera. No, questa... King Kong. Questa è stata una storia più... Una storia vera. Tutte le storie sono storia vera, ma questa è stata... Allora, io da bambina, ancora oggi, anche se sono messa sia notta, ma quando sono in Brasile mi piace arrampicarmi dappertutto. Nessun albero, non temo nessun albero, mi arrampico sempre una capra di montagna. E da noi ci sono tanti alberi di giacca. Oh mio Dio, un frutto meraviglioso. Qui. Mettiamo una foto da qualche parte. Sì, mettiamo una foto della giacchetta. No, no, una giacchetta, un frutto, insomma, giacca. Ah, no, una giacca. No, che monello. E mi arrampicai in un albero di questi meraviglioso per prendere una giacca, perché lì era una zona di tanta giacca madura. E sono andato, era altissimo quest'albero, ve l'assicuro, molto molto alto. Non mi resi conto che mentre prendevo questa benedetta giacca vicino al frutto c'era un nido di api assassine, mutanti killer. E lì, mentre prendo la giacca, vi posso assicurare che ancora non dimenticherò mai più quella scena in vita mia. Prendo la giacca, si vede che ho fatto qualche movimento che le ha spaventato. Non una, non due, milioni. Non lo so quanto era, vi posso assicurare. Ero molto, molto, molto in alta. Insieme mi hanno attaccato. Tutto il corpo mi hanno attaccato. Io sono caduta di quell'albero. Ancora oggi non me lo ricordo che cosa è successo dopo. E che ti avranno continuato ad attaccare. L'unica cosa che mi ricordo è che sono stata male per molto, 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 molto tempo, che non manca gli occhi, non mi si apriva, e la testa, tutto mi è diventato, io non vedevo più. Infatti ancora oggi non me lo ricordo come sono, che mi ha preso, che mi ha salvato, perché prima sono cascata di un albero molto molto alto. E poi ero da sola, vuol dire che c'era qualcuno vicino, ecco, che mi ha sentito le grida, perché sì, era terrificante. Questo me lo ricordo bene bene, però non c'ero nessuno ricordo che cosa mi è successo dopo. Oddio, sono viva, è ovvio, e so che è stato veramente terrificante, perché ancora oggi quando vedo api, e qua d'estate ci abbiamo tante tante api, e ancora oggi quando sento quel rumorino lì, io non lo sopporto. Sì, lui ha tanta tanta paura, io sono più forte per proteggere lui, però ancora oggi mi fa tanta paura, non paura, è più che altro un panico, è rimasto dentro nel mio cervello quella impressione di sentire tante zz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 
tante. Erano veramente tante, amore mio. E non c'era niente per difendere. Anzi, se c'era lui era morta. Perché lui scappava. Io morivo lì in un angolo. Perché dopo quel veneno si sono lì. Anzi, perché questi tipi di api, loro mossicano
poi rimangono da noi insieme a Fairhound. No, no, tutte le api muoiono, pensa, le api muoiono per pungerti. Sì, e tu di quella cosa, mentre il pungiglione continua, se tu non li togli, continuano a lasciare veneno. Vuol dire che è stato un lavoro molto grande che mi ha soccorso. E questa è stata la mia brutta esperienza. Manca l'ultima di Ale. Vabbè, ci vediamo la prossima settimana. Contro uno squalo bianco. Ha preso uno squalo bianco, ma ti ha salito uno squalo bianco. E ti ha fatto, ti ha mangiato i denti. Dai, racconto. Vabbè, più o meno anch'io non era un alveare, era un calabrone. Però ero piccolo, sempre 5-6 anni, sempre in campagna con i nonni, compagnia bella. Stiamo parlando di tanti anni fa, 36, 37, 38 anni fa, quindi non so se ve lo ricordate, andavano molto che i bambini usavano quelle scarpettine di gomma tutte bucherellate. Sì, ce l'avevo anch'io. Carine, però scomodissime, perché i sassolini, qualunque cosa, si infilava dei buchi e ti dava fastidio sotto al piede. Invece a me dentro uno di quei buchi ci si è finito un calabrone. Anche mi ha pizzicato sotto al piede, mi è venuto un piede così. Oh, ero piccolo, strillavo, piagnevo, poi dici, perché non ti piace la campagna? La odio. Lei odia me, io odio lei, non è reciproco. Comunque la mia esperienza più brutta è stata con un calabrone, per quello che poi quando sento rumori così mi dà fastidio, mi agita proprio. C'ho un piede enorme, faceva male, bruciava, non come te logicamente, a confronto non era niente, però sono rimasto traumatizzato. Quindi io con una mia piccola scusa, no, la prossima volta vado a rompere le palle agli alberi delle mie specchine. No, è così. Ma che modello, ragazzi, per oggi finisce qui, se no finisce più sto video, se siamo allungati un pochino, però ho conosciuto soprattutto tante esperienze sue, sì, rispetto alle mie, non so niente. Ho proprio qualcuna, perché ci avrebbe da raccontare un video, un film, una settimana. Magari la prossima volta una live, qualche chiacchierata così. Sì, un giorno. Per raccontare qualche altra aneddoto della vita. Sì, della campagna. Della campagna assassina brasiliana mutante killer. Esagerando. Comunque, se vi piace questo tipo di video, questo tipo di argomento, fateci sapere. Scrivete. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Condividete, lasciate un commento. Commentate che ne pensate di questi video, se volete che continuiamo un video di questo genere. Noi, come abbiamo già detto nei precedenti, abbiamo deciso un giorno a settimana fare cosa nostra, farci raccontare un po' della nostra avventura, disavventura e compagnia bella. I nostri gusti, le nostre cose. Fateci sapere se vi sta piacendo, se vi piace, se continuiamo o meno. Comunque, grazie mille, grazie a tutti, alla prossima. Un bacione. C'è qualcuno qua che non vede l'ora di mangiare. Alla prossima. È cena, è tardi. Ciao.